Ancora una svolta nella notte per la Fimer. È stato infatti il CDA dell'azienda specializzata in inverter per il fotovoltaico ad annunciare di aver scelto, condizionatamente all'autorizzazione del Tribunale di Milano, il partner strategico per l'acquisizione dell'azienda, il salvataggio e il successivo rilancio. L'offerta formulata dal gruppo Clementi rispetto alle altre nel frattempo pervenute, fanno sapere, è risultata significativamente più vantaggiosa per la società, per i suoi dipendenti, per i suoi creditori, sia in termini di liquidità immediata che di ricapitalizzazione e conservazione degli asset aziendali. Clementi è il fondo inglese che si era già proposto per acquisire lo stabilimento di Terranuova Bracciolini. È una multi-utility office specializzato in ristrutturazione e rilancio di aziende in difficoltà, spiega la stessa Fimer, e a oggi vanta investimenti di successo superiori agli 8 miliardi di euro. Mentre Fimer è uno dei principali fornitori al mondo di apparecchiature di energia rinnovabile, l'acquisizione, conclude, offrirà le risorse finanziarie necessarie per la prosecuzione della sua attività, la soddisfazione del ceto creditorio, l'impiego dei dipendenti e il rilancio della società. Una mossa dunque a sorpresa dopo il rilancio anche di Greybull McLaren. Il tempo definitivo dato dal Tribunale di Arezzo scade il prossimo 21 agosto, anche se a questo punto la soluzione potrebbe essere vicina, ma saranno comunque ore di attesa e preoccupazione per i 280 lavoratori dello stabilimento di Terranuova Bracciolini, che al momento è di nuovo fermo da ieri per la carenza di materie prime.